Piazza della Repubblica, Ebbling Beach 2019, serata finale, un evento importantissimo, un evento che lega l'Italia insieme. Sono tante le regioni che partecipano a questa competizione, ma oggi siamo ad Ebbling e godiamoci Ebbling. Ebbling Beach 2019, serata finale con la finalissima Massimo Giusti. Vogliamo tirare un poco, diciamo, il conto di questa situazione, com'è andata? Io penso che sia andata molto meglio dell'anno scorso, in quanto abbiamo incrementato del 75% delle iscrizioni, quindi da 30 squadre siamo arrivati ad 80 squadre partecipanti, più di 640 atleti impegnati in questa kermesse che è partita dai tornei under 10, 12, 14 e 16 di beach soccer, beach volley e beach tennis. Inoltre abbiamo avuto anche un torneo di beach rugby, quindi diciamo struttura polivalente sempre pronta. Inoltre abbiamo coinvolto le associazioni del territorio per quanto riguarda l'inclusione sociale e con il Baskin che si è disputata sempre qua in Piazza della Repubblica. Abbiamo coinvolto anche i Rambichevoli, che è un'altra associazione per quanto riguarda la diffusione dello sport su bici con il triale, l'Astronave a pedali che lavora nell'ambito del sociale, quindi diciamo sempre inclusione sociale, che è fondamentale perché i valori dello sport, che sono quelli fondamentali della solidarietà, la competizione, sono padroni su questa manifestazione. Oltre ad avere stasera la finale di Coppa Italia maschile del Beach Soccer Live 3x3 e abbiamo anche la finale scudetto femminile sempre qui all'Arena Beach Stadium di Ebbling, oltre alla finale della Tappa Campana, quindi un'impresa area del Sele insieme a un'impresa per l'Italia, un'impresa la Federazione Sport e Tempo Libero protagonisti per questo evento nazionale. Poi c'è da dire ovviamente e da sottolineare che la prossima settimana ci trasferiremo tutti a Saronno. Sì, andremo ad Origio il 20 e 21 luglio per le finali scudetto Beach Soccer 3x3 Live, dove stasera su tre titoli nazionali, due si disputeranno in questa cornice bellissima dell'Arena Beach Stadium in Piazza della Repubblica, e chi vincerà la tappa campana rappresenterà la Campania lì a nord ad Origio, all'Easy Village, che è una struttura bellissima. Ecco, Presidente Giusti, chiudiamo questa chiacchierata. Prima che iniziano le gare, è bello unire l'Italia sotto lo sport, è un'impresa, c'è riuscita questa volta. Diciamo che quest'anno abbiamo fatto un grosso sforzo con il Presidente Giovanna Ferrara, con Paolo Longobardi, ma ragazza Lupo Arbore e il Presidente Massarenti, per cercare di fare un progetto ad ampio respiro e cercare di unire più territori, diciamo non solo quello campano ma su tutto il territorio nazionale. Questo qua è soltanto l'inizio per aggregare quanto più regioni è possibile, perché poi noi ci avremo sempre il nostro appuntamento natalizio, come tu ben ricordi, e quest'anno cercheremo di fare sempre di più, come abbiamo fatto di più anche quest'anno. Beh, il plus valore sono proprio gli eventi a Natale ad Ebbling. Sì, noi dopo l'esperienza di Ebbling Beach l'anno scorso abbiamo fatto Natale in Beach, che ripeteremo anche qua a Natale, però ci sarà una grossa novità che non vi svelo adesso. Infatti non sveliamo, grazie.
Marco Massarenti, unire l'Italia da Eboli a Saronno, a Luino è qualcosa di straordinario. Assolutamente sì, Federazione Unipresa Sport e Tempo Libero è onorata di essere parte integrante dell'organizzazione. Ringrazio Max Giusti che è il motore di questa manifestazione e il bello è di portare Eboli in tutta Italia e di portare il beach soccer, il beach volley in tutta Italia. Dunque avremo la possibilità di avere le finali a Saronno il 20 e il 21 di luglio. È un onore per noi essere presenti e da stimolo per l'anno prossimo partire su tutto il territorio nazionale. Ecco, ma è da sottolineare il fatto che un'impresa è riuscita in questa iniziativa importante che era proprio quella di unire l'Italia sotto l'egida dello sport. Assolutamente sì, l'importante è proprio quello di fare sport, dunque unire giovani, meno giovani, dare possibilità a tutti di poter fare attività fisica, dunque portare lo sport nelle piazze per far conoscere a tutti il mondo dello sport e dare la possibilità a tutti di essere di fare uno sport divertente e soprattutto che faccia bene alla salute. Poi ovviamente il plus valore è quello di portare a Saronno la sabbia. Portiamo a Saronno la sabbia, anche se ci sono già dei centri che hanno la sabbia, e da stimolo poi per portare queste arene in giro per le città, creare eventi sia che sono momenti particolari di un weekend o di una settimana, ma che siano proprio postazioni fisse per dare la possibilità proprio di creare questo sport sulla sabbia a tutti per tutto l'anno. Presidente Ferrara, solo un'impresa è riuscita ad unire il paese intero sotto l'egida dello sport. Sì, sono state coinvolte 640 atlete, non solo normodotanti ma anche diversamente abili. Un successo senza precedenti, sono state coinvolte più di 100 aziende, sia presenti in un'impresa Beach Village che nell'indotto. C'è un'aggregazione a livello sociale senza precedenti, 60.000 presenze. Ovviamente non finisce qua perché questa è soltanto la tappa campana, la prossima settimana saremo di scena a Saronno. Sicuramente, infatti questo evento coinvolge 4 regioni. E in ogni regione ognuno ha organizzato come meglio poteva, coinvolgendo il più gran numero di aziende possibili. Ecco, per concludere diciamo che ovviamente è un evento da ripetere. Sì, lo rifaremo sicuramente l'anno prossimo e questa volta coinvolgeremo più regioni possibili. Cercheremo di coinvolgere tutta la penisola, tutta l'Italia. Quest'anno, come dicevo, ne abbiamo coinvolte solo 4 perché l'organizzazione richiede un impegno particolare, ma grazie agli organi di un'impresa federazione sportiva con il presidente e il vicepresidente siamo riusciti comunque ad ottenere un risultato senza precedenti. We'll be right back.
Bari si conferma capitale d'Italia per quanto riguarda lo sport, soprattutto il beach volley adesso. Sicuramente è stato un grande successo anche quest'anno, voi ce l'avate insieme a noi l'anno scorso, diciamo che ci portiamo fortuna a vicenda, quindi devo ringraziare innanzitutto la vostra presenza, devo ringraziare un'impresa che con Massimo Giusto e con Giovanna abbiamo raggiunto un risultato incredibile, e poi la grande sinergia, la grande collaborazione con tutte le realtà della città di Ebro, tutte le realtà imprenditoriali. Abbiamo avuto 10 giorni di entusiasmo, di una presenza di migliaia e migliaia di persone, e devo dire in contemporanea con l'università di pallavolo ad Ebro abbiamo vinto una medaglia d'oro, una medaglia d'argento, abbiamo avuto il pienone ovunque. Questo fa capire che ormai davvero stiamo investendo molto sullo sport, è una città sulla quale investiamo molto e ci crediamo fortemente, e riteniamo che questi sono momenti non solo di aggregazione, di divertimento e di socializzazione, ma anche un indotto economico che gira intorno a tutta la città. Un'impresa insieme, diciamo, al comune di Eboli, sono riuscite in quella impresa famosa di unire l'Italia sotto l'egida dello sport. Sicuramente, e fa capire come anche il mondo dell'imprenditoria e il mondo dello sport possono andare di pari passo e può diventare un indotto economico importante, turistico e di crescita sociale del territorio. Grazie.